Bene signori, ci apprestiamo ad andare all'ennesimo consiglio comunale, dico ennesimo perché è sempre lo stesso, solo che non si è mai raggiunto il numero legale. Ho sentito dire io strane voci, gente che dice ma possire mai, questo numero legale non sa raggiungere mai, ma che fa? Ci facciamo raggiungere niente, questo numero legale. Abbiamo invitato i dirigenti della società che è ora al servizio. E allora io darei per prima la parola a chi mi ha fatto la proposta, il consigliere Ventura, poi ho il consigliere Roligro e Bella Enrico. Prego, consigliere Ventura, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente. Come sappiamo il problema dell'acqua è un problema catalico che ormai esiste da parecchi anni e Maleas adesso con il nuovo gestore registriamo all'interno della città una serie di servizi che sicuramente non sono volontà della stessa città. Ma naturalmente io ho insistito e ho preso diciamo così, a cuore non tanto la questione idrica che credo che sia a cuore di tutti i consiglieri comunali, ma soprattutto perché credo che ci sia bisogno di fare chiarezza rispetto ad alcuni punti che è noto che vagano nelle maglie della normativa e della gestione del banco. Per cercare di capire se secondo voi il sistema, giustamente voi avete trovato una situazione che avete ereditato e che quindi qui possiamo mettere tutti i condizionali e tutte le mani avanti rispetto a quello che sicuramente non siete stati voi a determinare se i servizi ci sono non siete stati voi a crearli a origine. Ora, siccome io lamento e credo che tutti i consiglieri comunali siano a conoscenza dei servizi, l'acqua arriva la notte, questa distribuzione non è, come sapete anche voi, H24. L'acqua non è potabile. Sicuramente non è una vostra responsabilità iniziale, ma è una responsabilità che comunque poi viene accompagnata negli anni nella vostra gestione, perché non si sono fatte le opere necessarie per riqualificare questa nostra rete idrica. La rete fognaria credo che abbia anche qualcosa che non va, è ingolfata. Tutto questo naturalmente c'è la ciliegina sulla torta che è appunto il modus operandi di questa società. E io sfido anche voi che lavorate per la stessa società a pensare se sia una cosa plausibile di staccare i contatori dell'acqua alle persone, sicuramente re del fatto che non hanno pagato quel famoso 50%, ma se questo può essere secondo voi nella vostra coscienza un fatto normale. La materia che oggi discutiamo non è materia nuova e non è materia per tutti. Chi vi parla produsse un documento già nel 2009, prima che la vicenda venga strumentalizzata o costituisca elemento di tensione sociale o fornisca alibi per molti, invitava i soggetti di indirizzo, e ora vi dico, ognuno per le proprie competenze, a porre in essere con atti certi e precisi e a verificare quanto da me fosse. Questa era stata inviata al Società Interpreta, al signor Sindaco, all'amministratore delegato della raffineria, alla Guidi, al Presidente, alla Sicilia, a quant'altro. La vicenda del 50% per la differenza nasce, tutti lo sappiamo, da un'ordinanza messa dall'allora Sindaco, dal progetto oggi Presidente della Regione, mai definita e mai sconfessata dalle autorità sanitarie rispetto a tutta una serie di accertamenti successivi, alcuni dei quali non compiuti. In quell'occasione fu detto, chi meglio di coloro i quali hanno contribuito ad erogare questo tipo di servizi, e nel caso di specie anche la raffineria del Contestatore, non dimentichiamo la storia e l'evoluzione dei processi idrici in questa città. Allora, per la raffinazione venivano incamerati 0,60 centesimi al metro cubo che la raffineria chiedeva come soldi con fatturazione alla stessa città. In un circolo vizioso maledetto,
dove complessivamente si venivano ad incrociare anche responsabilità non dipendenti dalle singole attività di ognuna delle società in campo, ma veniva a crearsi quel circolo vizioso di responsabilità indiretta che ha procurato il danno che oggi si procura. Allora ho fatto il conto, eravamo nel 2008-2009, la regione siciliana, il Dipartimento Regionale delle Acque, deve alla raffineria di Gela 135 milioni per il processo di dissalazione e di erogazione negli anni per i servizi forniti. 135 milioni. Chiedi allora che si facesse carico la raffineria di Gela a compensare i soldi per indennizzare i cittadini che erano fruitori di quell'acqua servita dal dissalatore di Gela. Si fecero due riunioni, il sindaco in testa gli ha mostrato piena volontà e tutti assieme in maniera convinta decidemmo che questo poteva essere un percorso per sanare una questione, perché il processo di installazione non era la raffineria quando aveva in gestione l'installatore. A quella risposta ci sono stati dei tentativi, non so se sono ancora in corso per itinerare delle soluzioni, mai risposta. Non dimenticate che in questo accordo complessivo l'agricoltura è stata penalizzata di 3 milioni di metri cubi di acqua dal Lendini nella nuova via del mezzo. Di questi 3 milioni di metri cubi che viene ridotta o eliminata dal processo produttivo agricolo, ad oggi, negli anni, una lira né per il consorzio né per i cittadini è stata ristorata, o non mi è possibile sapere se ci sono documenti che almeno nell'ultimo periodo attestano questa cosa. Ricordo a me stesso che il primo consiglio comunale di questa nuova legislatura è partito proprio perché noi in campagna elettorale caro sindaco avevamo preso l'impegno serio di portare avanti quella che era la progettualità degli anni scorsi per andare a definire un processo che non facesse lamentare i cittadini, non facesse alzare i cittadini di notte. Però siamo ancora stasera qui a parlare di che cosa? Delle vessazioni che i cittadini ricevono nei confronti di chi distribuisce l'acqua. Perché i nostri cittadini hanno un'evasione quasi del 5% nei confronti delle bollette dell'acqua che noi mettiamo a cart'acqua. Perciò noi non siamo manco evasori di quelli come si diceva una volta. Significa che se noi paghiamo, noi vogliamo un servizio degno. Se c'è una buca rotta, va sistemata. Se c'è la scuola che oggi c'è un problema perché c'è una rottura, non c'è bisogno che noi preghiamo quale santo per pigliarlo con botte e mandarlo lì. E proprio per questo il Consiglio Comunale ha fatto un regolamento che va in costituzione alle dipendenze del contratto.
perché la cosa che veramente più mi rattrista è percepire che la prossima campagna elettorale, cioè quella del 2015, sarà fatta sul lato dei cittadini, noi giuresi. Vediamo il campo, 365 giorni l'anno. E io non ho mai capito per quale motivo i cittadini devono avere l'acqua che ci vada 100 giorni l'anno. Gli altri 265 normalmente passano con l'istituto delle cicla valleria. Oppure non si capisce se si paga il canone 365 giorni l'anno. Non si capisce perché quest'acqua non deve arrivare al secondo piano. E non si capisce anche perché il vero problema l'ha creato allora il presidente della regione,
decidere di continuare il rapporto con la società spagnola, che vi sia una rivisitazione del contratto di appalto e del piano economico finanziario, che non è più accettabile oggi. L'ultima cosa, io lancio un appello: questa sera dobbiamo essere tutti uniti, la città, i cittadini che veramente sono arrabbiati, però è importante che la problematica non venga strumentalizzata per motivi elettorali. Devono essere diffuse notizie attendibili, precise, che non devono incrementare la rabbia e ulteriore difficoltà dei cittadini. E su questo che capo chiede chiarezza, perché la chiarezza va incontro alle esigenze della gente. Volevo ripetere il discorso fatto da Consiglienza, come sappiamo, guarda, il trattato, come dire, attualmente fornisce l'altro. Riescono a richiamare il silenzio. Vuole uscire, invece un altro gruppetto che mi sa che si è unito, voleva rimanere, invece stanno uniscendo. Chi c'è?
Esiste solo a Genova. Io
trovarci in un paese di Europa. Perché, per favore, non deve essere entrato. Perché la prima memoria è questa. Io non vorrei tornare mai. Quando l'acqua prende la gestione dell'acqua, si è impegnata a fare alcuni investimenti, parecchi investimenti, dove doveva costruire rete idrica nuova e eliminare le pietre. Adesso già il pubblico, ci sono tecnici e efficienti, neanche io li voglio citare. Perché la subita dove sta? Perché se aumenta la pressione, aumentano le pietre, scoppiano la tubazione e se scoppia la tubazione bisogna riparare. Se invece diamo fede all'impegno assunto rispetto agli investimenti, si devono ripetere, costruisce la rete idrica, vedo che non abbiamo bisogno di motorini, si dà più pressione.
vado a fare a casa. Poi a casa ti mando. Non devo dire che è venuta bene, l'immagine non viene, perché viene un pezzettino. Telecronaca di un grande misterio. Un po' di attenzione, facciamo intervenire così come era nei programmi gli invitati. Se vuole intervenire il commissario straordinario, l'avvocato Aurelio, prego commissario, lei ne ha facoltà. Prego commissario. Grazie Presidente, buonasera Presidente, consigliere e al pubblico qui presente. Comprendo che ci possono essere momenti di difficoltà, però il dibattito è democratico e rimane tale se questo rientra all'interno dei canoni della democrazia. Mi dispiace quello che è successo poco fa, però conto su un fatto, su un'antica democrazia di questa città. E detto questo, passo ad un distinguo che necessariamente bisogna fare tra ciò che è la istituzione atto idrico e ciò che è Cattacqua, che è il gestore di tutta la partita del servizio idrico integrato. L'atto idrico è composto da tutti i comuni della provincia di Caltanissetta, cioè dai cittadini di questa provincia, dai cittadini di questa città. Perché chi sta al lato idrico prima, il sindaco era con me, componente del consiglio di amministrazione, gli altri consiglieri prima di noi sono stati lì, hanno fatto sempre l'interesse dei cittadini di questa città. Questo sia un discorso chiaro. Poi da parte di qualcuno ci può essere un'antipatia personale nei miei confronti, ma questo non è importante, perché qua discutiamo di altre cose. Cattacqua è l'ente gestore, cioè nel 2006 è stato firmato un contratto tra la Coirico e Cattacqua, e allora furono stabilite delle regole. Nel corso degli anni alcune di queste regole non sono state osservate, nel senso che Cattacqua ha fatto il suo mestiere, io dico, di imprenditore, e noi abbiamo fatto il nostro mestiere di controllori di Cattacqua e soprattutto di soggetto di programmazione. Negli anni sono stati portati avanti una serie di progetti che sono stati anche finanziati da parte della Regione. Chi mi ha preceduto nei suoi interventi, Nigro, Vella, Siracusa, Trainito e altri, hanno elencato tutta una serie di cose che negli anni si sono fatte. Indubbiamente ci sono forti ritardi in ordine a questo. Nella nostra città io devo dire che nell'ultimo periodo sono state affrontate situazioni importanti che riguardano i due depuratori, Macchitella e quello all'interno dello stabilimento, per una spesa di oggi 8 milioni di euro. Ma vi sembra una cosa da poco? Loro vengono dalla Caltanissetta, io abito da 30 anni a Gela e ogni anno voi lo sapete cosa succede a Macchitella, gli sversamenti. La Regione, il Presidente della Regione, Crocetta, si è sensibilizzato in modo assoluto ed è uno dei primi atti che ha fatto, che è quello di un finanziamento straordinario, perché il finanziamento di Macchitella originario è di 5 milioni di euro, è stato fatto uno straccio, ma non dei 5 milioni di euro, che è quello sta camminando all'interno del ponte per l'adeguamento di Macchitella e per la sua demolizione, ma un finanziamento straccio affinché a Macchitella da qui alla fine dell'anno non ci saranno le solite problematiche che vanno contro il turismo, contro la gente che si fa fare i bagni e nello stesso tempo contro le malattie che si possono determinare nell'ambito degli sversamenti. Io sono qua con molta calma e assoluta certezza delle cose che sono state fatte. Arriveremo anche alla vicenda del 50%, perché credetemi, cari cittadini di Gela, non è che tutta la vicenda del servizio idrico integrato
può essere il 50%. Il 50% anche se ha una ragione, e ci arriveremo. In ordine alla perdita dell'acqua, soprattutto nei quartieri più tradizionali, abbiamo visto che l'anno scorso sono stati completati i lavori a San Giacomo. Lì a San Giacomo nessuno ha più la candela da svolgere. Perché? Perché il lavoro è stato fatto. Qui presente con me c'è il dirigente tecnico del Lago Idrico che segue tutti i finanziamenti, e devo anche dire che è uno molto preciso e che nel momento in cui Calcacqua non rispetta i patti si va avanti e si va avanti fino in fondo. Noi l'anno scorso abbiamo buttato, il sindaco faceva ancora parte del Consiglio di Amministrazione quando ancora c'era la direzione, di 1.600.000 euro abbiamo buttato. Non è che qua ci sono momenti in cui non si fanno le cose si fanno. Voi sapete perfettamente che quando si vive dentro un'istituzione democratica si deve osservare la legge. Noi abbiamo osservato la legge e continuiamo ad osservarla. Io e il mio dono non sono alleato di Calcacqua, lo dicono i miei iscritti pubblici, pubblicati sui giornali, a Gela, a Porta del Senna, le televisioni. Financo che abbiano avuto una questione, non so come si risolverà, di un sospetto di infiltrazione mafiosa all'interno della compagine di Calcacqua. Stiamo lavorando su questa questione e ci stiamo lavorando a rischio nostro, perché voi sapete perfettamente che se si toccano certi nervi qualcuno rimane scontento. Allora, su questo io dico che i cittadini devono dare forza a coloro i quali amministrano. Apprezzo, o meglio scusate, giustifico anche chi alza la voce, non condivido chi dice parolacce, anche perché ognuno di noi ha una sua probabilità. Quindi possiamo discutere anche a lungo, possiamo anche vedere chi ha torto, chi ha ragione, ma ciò che a noi interessa poi qui, alla fine di questa serata, per evitare che sia stata una passerella, è fare un documento politico che in qualche maniera dia l'indirizzo al sindaco e a questi due enti. Ricordatevi che questo ente che rappresento io rappresenta i cittadini della provincia di Caltanissetta, non contro i cittadini della provincia di Caltanissetta, come qualcuno poco fa nei corridoi sentivo voleva far intendere al cittadino. E allora, detto questo, il dato più importante che nasce qui questa sera è una cosa. Noi per esempio su Macchitella abbiamo quasi raggiunto l'H24, negli altri quartieri siamo nell'ordine di ogni 48 ore viene distribuita l'acqua. Nell'ambito del contratto è previsto che alla fine dell'investimento, noi parliamo di investimenti di 130 milioni di investimenti che la regione attraverso i POT concede al tratto di poterli fare tutta la provincia, e poi ci sono quelli di Calcacqua, che alla fine della fiera, cioè tra 4-5 anni, quando queste opere saranno completate, automaticamente Calcacqua sarà costretta ad acquistare meno acqua da siciliano. Acquistando meno acqua è ovvio che diminuisce il canone nei confronti dei cittadini. Tutto questo ha bisogno di tempi, ma noi stiamo accelerando. Ci sono finanziamenti per circa 50 milioni di euro dove sono state presentate, ancora sono in corso, progetti esecutivi. I progetti esecutivi danno la possibilità di erogare i finanziamenti alla regione siciliana. E io dico su questo, è ovvio che bisogna fare delle battaglie. C'è un finanziamento che riguarda quello di Nantes che è fermo a Roma, che è lì, perché lega nella questa legge qua nazionale, e che sostanzialmente ferma il cibo. Bene, con il sindaco ne abbiamo parlato alcune volte e abbiamo detto lì bisogna organizzare un momento di forza perché venga sbloccata questo finanziamento. Ora, io dico, io sono venuto per parlare di queste cose, ma non mi esimo nemmeno
a discutere il 50%, perché i cittadini devono sapere quello che noi facciamo per Gela e per il resto della provincia. E sono cose importanti in questi anni che abbiamo fatto, perché prima non c'era nulla. Voi ricordate i tempi dell'EAS che c'era? Nulla. I quartieri erano invasi da un'acqua che scappava da ovunque e con gravi impatti anche con i cittadini. Io faccio l'avvocato, con dei ragazzi ci sono state per l'infiltrazione di acqua nei palazzi, nelle strutture e così via. Sicuramente una forte attenzione va data ai quartieri del centro-sud. Un mese fa, insieme al sindaco di Gela, abbiamo stilato un documento a Caltanissetta, al lato idrico, con Caltacqua, dove Caltacqua è obbligata a tenere 3 autobotti qui a Gela e andare incontro ai cittadini che per un motivo o per un altro non ricevono l'acqua. Per cui noi non abbiamo più, voglio dire, dei quartieri che sono completamente fuori da ogni grazia di Dio. Anzi, ci sono cose avanzate. A Niscemi, per esempio, ancora dico, a Niscemi sì, bisogna fare un consiglio comunale anche abbastanza pesante, perché ci sono dei quartieri che hanno difficoltà. Ma voi dite, ma voi che fate? Noi rappresentiamo queste cose a Caltacqua. Noi facciamo un ragionamento che spinge Caltacqua ad andare ad adempiere al contratto. Una cosa voi sapete perfettamente, perché come tutti abbiamo votato per l'acqua pubblica, il referendum ha ricevuto il 92% dei consensi, era uno dei, come dire, dei temi che il Presidente della Regione ha posto nella sua campagna elettorale. Vi è in corso, intanto avendo azzerato, voglio dire, gli acqua idrici, e questo sostituendo con dei commissari, ma questo per dare un segnale che l'acqua pubblica va restituita a una gestione diversa. In provincia di Caltanissetta noi non sappiamo come finisce con Caltacqua, perché lì c'è un contratto centennale e ci sono ancora 25 anni, no, 24 anni. Nel momento in cui noi riusciamo insieme, senza strumentalizzazione, noi siamo tutti da una parte, siamo per l'interesse del cittadino, ad aiutare anche questo governo, l'Assemblea Regionale Siciliana, che avrà tra poche settimane in discussione questo disegno di legge sull'utilizzo dell'acqua, ma soprattutto sui rapporti economici con i dove si possono costituire i consorzi dei comuni per la gestione dell'acqua e lì dove ovviamente in alcune province, sono 4 province in Sicilia, che hanno un rapporto con un gestore privato. Non sono questioni di facile pronta soluzione, attenzione. Qualcuno viene e dice facciamo la risoluzione del contratto. D'accordo, io sono, facciamo la risoluzione del contratto. Ci possono essere i presupposti, possono non esserci i presupposti. Se perdiamo, ovviamente ci saranno risarcimenti di danno di 500, 600 milioni. Miliardi di euro, perché ovviamente voi pensate a un piano economico finanziario da qui a 24 anni, che cosa vorrebbe dire per certe società che gestiscono la comunità. Il dato è questo. Intanto, nell'ambito di questo disegno di legge bisogna inserire la possibilità di una risoluzione contrattuale non soltanto per ciò che prevede questo contratto, ma perché se si provvede ad un aggiornamento dell'attuale contratto, può anche darsi che saremmo, voglio dire, più bravi nel procedere a una risoluzione contrattuale. In questo momento abbiamo a che fare con Caltacqua. Io non voglio demonizzare nessuno, perché non sono abituato a demonizzare nessuno, perché non mi piace demonizzare il prossimo, mi piace discutere e trovare delle soluzioni. Io invece ho avuto l'impressione che qualcuno un poco fosse stato, come si suol dire,
non è possibile non poter affrontare questa discussione. In serenità. La liberalizzazione dell'acqua è un fatto importantissimo. Dove si dovrà stabilire questa legge regionale come muoversi? La sensibilità va aiutata. I nostri deputati, avevo visto che non lo so deputato che è consigliere deputato, non lo vedo più, come i nostri deputati vanno sensibilizzati. No, Enrico non è deputato. E vanno sensibilizzati. E perché? Perché sarà un asse, sarà l'Assemblea Regionale Siciliana, saranno i deputati lì presenti che poi voteranno questa legge. Allora, facciamo anche un'altra cosa, io dico. In provincia di Caltanissetta abbiamo 4 deputati, invitiamo tutti e 4 e vediamo cosa vogliono votare, come vogliono votare, se vogliono votare esattamente come il cittadino intende che si possa votare. Su questo io dico che anche voi, le vostre associazioni, possono certamente dare un contributo. Io ora completo questo ragionamento perché non voglio la possibilità all'altro di poter intervenire, però sicuramente noi abbiamo delle forti necessità, queste necessità che non riguardano soltanto la distribuzione dell'acqua, ma riguardano l'utilizzo delle acque nere, riguardano altre cose. Vorrei mantenere un'ultima questione, che per quanto riguarda l'iter del finanziamento di Andria, l'iter è stato definito sia dal Comune di Gela, sia dall'acqua e sia da parte della Quenia. Ora necessita una battaglia per il finanziamento, quindi una battaglia di civiltà. Dobbiamo stare tutti uniti per raggiungere questo obiettivo. Grazie. Grazie, per favore, please. 50% io condivido esattamente quello che diceva Bonino, che è perfetto, non mi sono ripetuto, ma ciò che ha proposto Bonino, l'iter che ha fatto Bonino, ciò che ha proposto Bonino, mi trova ingegnere, pregherei molta attenzione. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie Presidente per la parola. Io intanto voglio trovare un amico attraverso l'istituzione che noi oggi siamo un po' risultati. Questo, permettetemi così di dire, un processo sommario un po' che abbiamo visto, devo dirvi anche un po' di amarezza. Io sono nato a Gela, vivo a Caltanissetta ma sono nato in questa città, per cui siamo gente che è nata in questa città qui e lavora per una città che si è giudicata. Io faccio una piccola provocazione, nel senso che vorrei dire, voi pensate che noi non abbiamo l'interesse di dare anche 24 la distribuzione idrica? Cioè, che senso avrebbe non farlo? Cioè noi paradossalmente potremmo avere la possibilità di fatturare un pochino di più, rendere felici le persone ed essere sereni anche noi stessi, che è la mia opinione. Non parlo della multinazionale, non parlo di ragionamenti retorici o utopistici, parlo molto terra a terra, permettetemi di parlare. Noi abbiamo tutto l'interesse di una distribuzione anche 24. Bisogna però analizzare la situazione in termini generali. Io vorrei toccare un pochino, come permettetemi di farlo in maniera dei consiglieri e poi anche coinvolgere la platea, le persone che giustamente rimangono, diritto, lamentano, in questo momento storico particolare di crisi generale, fanno un po' tutti in questo paese, perché è una cosa, una condizione generalizzata che abbraccia varie cose, ma non solo che si parla di altro. Io vorrei dire, innanzitutto, e mi rivolgo anche al commissario, ex presidente dell'attuale commissario che ha chiamato il presidente, e bisogna denunciare perché voi si punta solamente lì, dice sempre solo contro una parte, si rischia anche di perdersi e di non arrivare all'obiettivo. Bisogna anche denunciare dei ritardi gravissimi che la burocrazia di questa terra ha determinato nel raggiungimento di alcuni decreti di finanziamento, perché noi abbiamo
Noi abbiamo, ma non per fare per giustificare, se più per fare la fotografia della realtà, che permettete che li conoscete benissimo, perché siamo cresciuti, io sono cresciuto con mia mamma che riempiva la vasca da bagno in italiano, perché doveva, doveva servire per resistere da 5 a 6. E questa è una realtà che credo nessuno di voi possa negare, possa ascoltarsi. Ma come non la dimentico io? Noi abbiamo visto una situazione che diciamo è stata paradossalmente negativa. Perché dico paradossalmente negativa? Perché ha lasciato, e ora parlo anche ai provvedimenti, infatti alle tariffe, un buco presso l'EAS di oltre 900 milioni di euro. L'EAS è in inflazione. 900 milioni di euro di deficit che vengono sfornati quotidianamente sulle fatture che si ciclano per il gestore sovrano, cioè quello che gestisce le righe, che poi fanno arrivare l'acqua, carica sulle proprie fatture. Quindi questo è già un sovraccarico. A ciò si aggiunge anche il fatto che, indipendentemente da questo aspetto, le reti che noi abbiamo ereditato in questi anni, per andare anche alla presentazione che è stata fatta poco fa, avevano una asset di dietroso, cioè noi avevamo i livelli di vendita che superavano il 65%, cioè si mettevano 10 litri del dolore dei 6,5 se ne andava terreno per terreno, non lo so. Questa cosa che era determinata da due fattori. Primi, perché non facevano le operazioni, perché bisogna dire, non facevano le operazioni perché allora lei ha saltato i soldi, le dovevano fare i comuni, poi non ricevevano più i pagamenti da parte dell'EA, se quindi ricondotti siamo ancora. Sto facendo una piccola proposta del Presidente, mi deve consentire anche di poter andare oltre il tempo che mi viene stabilito. E a ciò che è stato un dato oggettivo che noi abbiamo ereditato, si è cercato di porre rimedio in una prima fase andando a effettuare l'intervento di manutenzione direttamente ordinato sulle reti, piccole raccolte, chiamiamole così, in questi termini. Sono stati presentati dei progetti, alcuni dei quali sono stati interpretati dalla faccia di Marchino, e non si è potuti giungere all'obiettivo delle 24 ore, che per noi è vitale, permettetemi di dire è vitale, perché ci implicherebbe avere un sistema più tranquillo, più sereno, una rete che risponde in un certo modo, meno avarie, meno rotture, quindi meno costi. Non si è potuto raggiungere un motivo molto semplice, perché andando a mettere in pressione le condotte in questo momento si avrebbe un effetto devastante, cioè scoppierebbero. Noi abbiamo avuto questa esperienza, noi abbiamo provato nel 2007 a mettere un quartiere che era proprio 24 ore. L'effetto è stato disastroso, perché scoppiava continuamente, erano più di servizi di altri, che se scoppia una condotta non arriva l'acqua potente e quindi con tutti i problemi che conosci. Poi un esempio che abbiamo fatto, è vero che ci sono stati 10 giorni di stop, non mi ricordo quale consigliere aveva fatto questa cosa, ma perché? Perché è scoppiata, anzi sono scoppiate congiuntamente due grosse condotte, un 500 di diametro, ossia 50 centimetri, che portava l'acqua dal serbatoio fino alla città di Genova, e un'altra condotta che invece portava l'acqua al serbatoio, alle dighe. Sono sbagliato contestualmente, perché sono vecchi, perché purtroppo sono a caso messi. Il discorso è, per arrivare all'altra 24 bisogna necessariamente sostituire la rete. Per sostituire la rete abbiamo presentato una serie di progetti e ne siamo presentati altri. Abbiamo cominciato con San Giacomo, che è un quartiere centrale della città. Stiamo proseguendo con la zona del centro storico, ci sarà per un progetto di 105 milioni di euro che è stato inviato alla regione circa un mese fa. E ne faremo un altro a 4 miliardi. A questi si sommano quelli di Matria, quindi rete idrica e rete fognaria, che sono importanti perché giustificano l'ampliamento di Macchitella, che dovrà essere oggi serve 12.000 abitanti, cioè Macchitella e Macchitella, domani servirà anche Macchitella. A questi si aggiungono anche tutta una serie di interventi potentivi che sono stati effettuati da 5 milioni e 100 mila euro negli anni 2006. Dice, ma bubonia, il consigliere Ventura parlava di bubonia. Bubonia purtroppo è fermo, è quasi l'organizzazione, perché manca una serie di documentazioni. Noi l'abbiamo presentato, siamo in iter autorizzativo. Ben venga, perché è un'acqua che in questo momento purtroppo parzialmente non può essere veicolata, quindi si perde. Quindi è una cosa fondamentale che potrebbe aiutare un fondo IOSA, che è uno dei quartieri che oggettivamente ha più difficoltà. Perché ha più difficoltà? Perché è una zona sottomessa che ha difficoltà.
motorini. Io vi chiederei una cosa, e permettetemi di essere troppo senso. Se tutti provassimo a spegnere i motorini, questa cosa l'abbiamo provata con Ferrastelli in un quartiere e ha funzionato. Se tutti provassimo a spegnere, ma tutti, tutti, perché io ci si lascia avvicinati, che è vero, alle 5 del mattino gente che scendeva al balcone per accendere il motorino e c'era la corsa e tu accendeva la vita. Quando si accendono il sistema
tutta la, diciamo, la parte a valle, diciamo, sopra andando verso Fina Sassa, quindi per intenderci io mi ricordo che appartiene il repertorio, però diciamo la parte bassa, che è la parte che ha la pubblicità oggettiva, perché per ormai la parte di Camposoprano ha delle critiche che sono più decenti rispetto alla parte bassa, che è anche quella più vecchia, che ha avuto lo sviluppo urbanistico un po' più convulso negli anni. Io, se non ci sono altre domande, vi ringrazio per l'attenzione e per il fatto che siete stati gentili per ascoltare. E invito tutti a fare una riflessione sul fatto che se si vuole arrivare ai centri obiettivi bisogna anche guardare le cose con gentilità. Perché spesso i problemi non sono solo da una parte, sono molto più a 360 gradi. Sul fatto che l'acqua sia pubblica, l'acqua è sempre stata. Nel senso che la legge attuale prevede che l'acqua comunque sia le infrastrutture, le sia la proprietà dei comuni della regione. Noi facciamo un impatto digestivo, ma poi l'acqua e le infrastrutture sono della regione o dei comuni. Il problema della gestione, il problema è anche probabilmente le bollette, che è quello che mi preme di più. Però i servizi oggi in un paese come questo purtroppo hanno dei costi, che non è solo per l'acqua, per l'energia elettrica, il gas. Quando state infrastrutturando, come abbiamo ereditato, non è proprio per pretrarle che questi costi siano ridotti a zero. Si può ragionare su come indicare, ma questo deve essere un ragionamento che non compete a noi, che noi abbiamo che impegnare esclusivamente dei dettagli che vengono fissati peraltro da altre autorità, oggi non è neanche parlato comunque delle cifre in materia tariffaria. È una cosa che chiamiamo autorità di vigilanza, che si trova a Milano. Cittadini che vengono a passare le vacanze qua devono alzarsi alle 3 del mattino, non li
questi servizi sono il minimo che sono dei palliativi, in modo che le persone non diventino esaurite, perché si capisce bene che questa situazione non può continuare più, non, perché prima o dopo degenererà. Quando voi avete firmato il contratto, avete firmato un contratto, sapevate com'era la situazione della rete idrica, popolare, dei depuratori? Avete vinto un bando, sapendo quello che c'era, ci sono state piccole variazioni, ma com'era il contratto? Allora c'erano 400 km di rete idrica in più, ma ce n'erano 400 di rete cognare in meno. Quindi non è, da ambo le parti la situazione non era uguale. Ma se lei non prende l'impegno stasera, è come se non abbiamo fatto niente noi stasera. €100.000 pagavamo. Interventi che siano ripetitivi o perlomeno che guardino solo ad aspetti poco utili, poco concreti. Io devo dire che ho assistito a questo consiglio con grande attenzione e in certi momenti anche con grande amarezza, perché sapete, tutto quello che voi urlavate di là, che noi sentivamo da questa parte, in fondo sono il mio vissuto quotidiano, cioè nel senso che con ognuno di voi ho avuto la difficoltà di affrontare un problema, anzi vi posso dire quello che avete detto è solo una parte di quello che succede tutti i giorni in questa città e voi siete solo una parte dei cittadini che hanno dei servizi quotidiani e il mio intervento potrebbe essere un'elencazione di tutto quello che sentiamo, quello che sento, quello che vediamo tutti noi, mi rivolgo ai consiglieri e agli assessori, così come potremmo anche parlare di quello che è già stato fatto e che si deve fare, sì, per carità, chiaramente ce ne sono, per esempio io rivendico con piacere, poi con la sua voglia, quello che diceva prima il commissario, i due interventi sui due depuratori. Praticamente abbiamo due depuratori, tutte e due in frazione comunitaria, i due depuratori sono già appaltati e i lavori sono già cominciati. Importantissimo, ma poco, non basta, pochissimo. Pochissimo perché come giustamente ho sentito dire più volte, di questo servizio, del servizio, noi abbiamo tanto bisogno, parliamo dell'acqua, quindi vogliamo l'acqua. E la vogliamo sapendo, sapendo che la rete è il nostro punto debole, ma questo non può essere l'unico motivo. Qua dentro, permettetemi di dire, non io, non sono i tecnici, non sono il commissario. Ognuno dei consiglieri, ognuno dei cittadini potrebbe quasi scrivere, non abbiamo sentito questa sera, un trattato sull'acqua, sulle condizioni di erogazione, sulle reti fognarie. E questo nel 2013 è una cosa, credo, che ci deve fare riflettere. È preoccupante pensare nel 2013 che ancora discutiamo di acqua di giorno e di notte. Io mi affido molto e penso di dover evitare ogni forma di intervento che possa essere solo legato a questo consiglio. Il consiglio di meglio importante perché sapete forse per la prima volta, ed è anche questo un grande segnale, non stiamo parlando davanti a un'emergenza, o perlomeno parliamo solo, ci siamo riuniti, grazie a chi ha sollecitato la riunione, davanti a quella che forse è l'emergenza quotidiana, non il fatto straordinario che ci porta qui, arriviamo, scarichiamo tutta la nostra attenzione e andiamo via. Oggi c'è solo l'emergenza quotidiana, quei problemi che abbiamo tutti i giorni. La vostra attenzione è comprensibile ma non giustificabile perché deve diventare, insieme alla capacità del Consiglio e dell'amministrazione, deve diventare insieme. Io sono convinto a tutti i presenti anche agli ospiti perché non possono avere un interesse diverso, deve diventare una forza che ci porti alla soluzione, perché diversamente non c'è veramente nessuna
l'impegno mio e l'impegno di tutti, di far diventare questo documento l'evento di unione. Attorno a questo documento tutta la rabbia che questa sera in modo errato è emersa, anche in modo errato emersa, perché non dimentichiamo che questo è il posto dove i cittadini e i rappresentanti dei cittadini si incontrano, quindi da qui devono uscire le soluzioni, nessuno ce le porterà da nessun'altra parte. Questo documento non perché è un documento, il solito documento che abbiamo visto in tanti, ma perché oggi serve attorno a questo documento riuscire a mettere tutta la forza delle associazioni, dei comitati, dei cittadini arrabbiati, alcuni dei quali conosco perché li incontro ripetutamente, il Consiglio Comunale, io posso essere sicuro della Giunta, ma sapendo che da parte dell'ATA non mancherà l'impegno in quanto diciamo, per questo il motivo del DAF, dei tecnici, ha sicuramente la volontà di dare le risposte, io ve lo dico io, che ha denunciato all'interno di quei consigli di quel consiglio di amministrazione situazioni poco chiare e sono stato minacciato, ma sono stato additato come quello che vedeva fantasmi, che insieme a tutti gli altri sindaci ha applicato delle penali, commissari, pure a voi, si penali per milioni di euro in momenti di grande difficoltà, quando il costo dei 50 dipendenti diventava anche momento, non dico di ricatto, ma di confronto. Oggi vi dico, serve l'unione di tutte le forze per attorno a un documento, deve essere solo poche proposte precise con dei tempi. Io sono convinto che questa è l'unica possibilità che mi dà. Io però intanto devo dire una cosa, è della settimana scorsa l'ennesima ordinanza che ho dovuto emettere, perché dopo la sentenza che ha si ritorna a tagliare. Non dico a voi che siete presenti, perché il confronto non è solo con voi che sono impegnati quotidianamente con il lavoro, perché volete fare bene il lavoro e portare a casa la giusta retribuzione, ma dico, mi sembra strategicamente e umanamente una scelta insensata. Il taglio dell'acqua non è l'acqua che si usa per fare pagare i cittadini, il taglio dell'acqua di giorno di notte non lo so, non può essere il modo per rapportarsi con persone che pagano tanto e non hanno l'acqua o ce l'hanno solo diciamo a giorno termine. Non voglio anche io rendere il clima ancora più caldo. Io non devo fare questa ordinanza perché non devono servire. Io sono il primo che si mette al servizio per dare a questa città, a questa comunità e anche a voi che volete lavorare la possibilità di dare servizio, e sono stato il primo a dire che l'acqua si paga. E non sono contento nel vedere che Agrigento la paga di più che Ragusa o altri comuni, ma l'acqua si paga quando arriva. Quando non arriva bisogna intervenire. Bisogna intervenire anche come fanno le imprese brave con voi, anche con gli interventi che servono. Diceva bene il consigliere Luizzi, non posso accettare che pensi che per anni non si usi il servizio sostitutivo di Europa. Questo significa veramente voler esagerare la popolazione. La popolazione, la città chiede l'acqua, se non, quando non arriva è necessario, indispensabile fornirla con le autovoti. L'alternativa qual è? L'esasperazione. Non è possibile, questo significa, non voglio usare il termine, ripeto, perché sto cercando di controllarlo, ma non posso accettare. Io vi chiedo quindi che il primo punto del documento, o un punto importante, deve essere quello di immediato ripristino del servizio sostitutivo, che non garantisce né la qualità dell'intervento né un buon servizio, significa solo che non si vuole far pagare al cittadino non solo il costo dell'acqua, non solo il disservizio, ma anche l'umiliazione di dover soffrire quotidianamente. Noi abbiamo provato a farlo con quel poco che abbiamo anche pagando e integrando il servizio e siamo pronti a farlo ancora, ma non è la soluzione, non fa parte di quel contratto, di quel contratto di servizio che non è fatto solo per anni, ma è fatto di obblighi, sì. Noi nei territori, giusto o sbagliato, le stiamo muovendo con grande difficoltà, perché serve che si evita la maggioritaria, ma il problema deve essere garantire un servizio e garantire eventuali situazioni di emergenza. Solo così questi cittadini, questo consiglio comunale, questa amministrazione all'altra, che arriva con la temperatura alta e con il suo
potrà tornare al vicino Ucraina. Mi vengono in mente tante cose. E mi viene in mente quando abbiamo trovato gli uffici chiusi nel momento in cui volevamo dialogare con loro. Veramente, se vedersi chiudere la porta in faccia significa che non si vuole dialogare. Allora, ripeto, affido a questo documento non solo l'impegno mio, ma chiedo l'impegno di tutti attorno a questi punti precisi, sapendo che da domani, da parte di Caltanio, come è stato detto dal commissario, da parte del Lato, ci deve essere la necessità di intervenire per evitare l'umiliazione dei cittadini, di servizio, per garantire il massimo dell'impegno, in attesa che gli interventi del curatore, la sostituzione della rete, migliorino questa stella, migliorino la distribuzione. Nessuno sta chiedendo un miracolo, né da quella parte né da questa parte, ma un servizio preciso, puntuale, con delle risposte, quelle che servono, quello si opera un miracolo. E lo prevediamo, scusate, chiudo, partendo, ripeto, che non so se è pronto, ma direi magari di sentirlo, ascoltare insieme a voi, questo documento. Bene. Il Consiglio Comunale, che per questa sera si è tenuto, ripeto, senza l'emergenza, può anche tornare a venirsi altre volte per verificare questi percorsi, non solo per